pochi saluti dell'ingegner Stefano Versari, che è direttore generale dell'Ufficio Scolastico dell'Emilia Romagna, che mi ha delegato a partecipare a questa bellissima giornata. Era un progetto che io non conoscevo, io sono un nuovo ispettore di supporto all'ufficio terzo che ha diritto allo studio e quindi partecipo molto volentieri a tutte le iniziative che possono arricchire un percorso didattico delle scuole e sono qui soprattutto per ringraziare questi giovani, i loro docenti e i dirigenti che hanno consentito appunto questa partecipazione sollecitata da questi partner fondamentali, appunto l'Istituto dei Beni Culturali e l'Assessorato all'Agricoltura e tutta la Regione Emilia-Romagna. Abbiamo sentito queste ottime notizie anche sulla banda larga, quindi un progetto più complessivo che riparte dalla memoria, dalle nostre radici. E quindi di questo progetto quello che viene apprezzato soprattutto da un punto di vista didattico è quello di non farci più prendere dall'ansia di fare programma. Mentre venivo in autobus ho incrociato una collega di insegnamento che mi diceva appunto perdiamo tante ore ma sono investite molto bene, proprio perché per i ragazzi appunto che hanno questa creatività, come dicevano prima i precedenti relatori, dobbiamo recuperare queste competenze, questi talenti dei ragazzi che si possono esprimere appunto con il recupero di una memoria storica, ma attraverso la loro creatività possono creare nuove opportunità nell'ottica di quelle competenze trasversali che ci devono portare appunto dalle nostre radici a nuove start-up e a nuove opportunità di crescita non solo culturale ma a questo punto anche economica, che diventa fondamentale per tutto il nostro tessuto produttivo. Ho guardato nel sito i progetti del passato e sono veramente di una grande ricchezza e ringrazio veramente tutti, sia chi ha dato l'opportunità, perché ovviamente senza risorse non si fa nulla, ma anche chi ha aderito mettendo nel proprio percorso professionale come i docenti un ulteriore carico di lavoro, ma con l'entusiasmo appunto di comprendere che per i ragazzi sono laboratori, cioè trasformare questi archivi, musei e le tradizioni del loro territorio in ambienti di apprendimento attivo è veramente un passaggio fondamentale, perché si parla tanto di didattica per competenze, però molto spesso si ha il timore, cioè non si vuole osare, perché uno dice quale sarà poi il risultato. E invece così, con questo patrimonio che ritroviamo nel sito, noi abbiamo la prova pratica che questa metodologia ripaga. Ripaga non solo in termini di apprendimento, ma come si diceva prima, ecco, questa fusione di competenze può essere la chiave di volta per una vera rinascita. Quest'anno poi è legato in particolare anche al percorso di Expo 2015 e quindi assume ancora un rilievo maggiore. Io auguro, non voglio sottrarre tempo alla presentazione dei progetti, auguro a tutti buon lavoro e ringrazio ancora chi si è impegnato tanto in queste belle iniziative.